Frenesia da ripartenza, già in giro per Vicenza, in centro e lungo le arterie viarie si nota più movimento. Ci si prepara ed organizza per riaprire attività, imprese e negozi. Certo, si attende il via libera del 4 maggio e le linee guida del governo, ma già la Regione Veneto allenta qualche laccio e lavora sul pianeta scuola dell'infanzia per un protocollo condiviso scuola-sanità. Dalle scuole paritarie arrivano le prime proposte per riorganizzazione di ambienti, sanificazione, mascherine e gel alla via educativa, con ingressi contingentati e fasce orarie allargate. Ad essere pronta però non è solo la scuola paritaria, quella pubblica a Vicenza non è da meno, ma chiede anche regole chiare, precise e condivise. Come comune siamo pronti, le nostre scuole materne sono state sanificate, sono state ripulite, in molte case anche le cucine sono state ridipinte a fresco, approfittando della presenza del personale. Siamo pronti a pensare qualsiasi forma di elasticità che consenta di andare incontro ai genitori. È chiaro che abbiamo bisogno di un protocollo piuttosto, diciamo, chiaro, univoco da parte della comunità scientifica che ci dica ciò che possiamo fare e ciò che non possiamo fare. Siamo pronti ad organizzarci, io conto sulla elasticità e professionalità dei numerosi insegnanti che fanno parte del mio settore, che sapranno sicuramente andare incontro alle necessità dei bambini in primis e anche alle necessità delle famiglie.